questo, quindi che non debbano essere stati in possesso di tessere di partito nei 5 anni precedenti, ecco, mi pare che sia uguale, la motivazione è uguale a quella della residenza. Non ritengo che questo possa essere elemento di discriminazione, capisco le motivazioni comunque politiche, perché non sono mai apolitiche anche quelle che stanno nell'antipolitica che sostengono questa proposta, però riteniamo di poter dire che avere un'iscrizione al partito ovviamente non debba essere condizione necessaria per assumere determinati incarichi, ma che altrettanto non possa essere condizione penalizzante per non assumerli. Grazie. Dominas, prego. Prego, consigliere. Un attimo solo. Dopo un colloquio con il segretario comunale mi sono reso conto che l'emendamento presentato da noi diciamo va al di là di quelle che sono le competenze del Consiglio Comunale, pertanto lo ritiriamo. Grazie della disponibilità. Prego, consigliere Lumunas. A 5 Stelle, francamente non riesco a capire l'opportunità di una residenza nel Comune di Empoli. Francamente me l'aspettavo più da Lega Nord un eventamento del genere, che non da un gruppo si fa a grido, perché non capisco la discriminante di essere o non essere residente a Empoli. Francamente non la capisco. Io non la capisco, se me lo puoi spiegare, io non la capisco. E comunque il discorso della tessera di partito diventa una discriminante maggiore di un rinvio a giudizio, mi sembra francamente imbarazzante. E comunque dicevo che magari forse si era formulata di essere stato un dirigente di un partito più che una tessera di partito, forse lo poteva anche condividere, ma presentato come una tessera di partito è una discriminante per non poter essere rappresentato nelle partecipate del comune, francamente non lo capisco. Uno discriminante per chi si impegna in politica, francamente non riesco a capirla. Grazie. Grazie, prego consigliere Bini. Grazie Presidente. Niente, per quanto riguarda l'emendamento oggetto della discussione, come gruppo di Rifondazione Comunisti Italiani esprimo un parere che non è positivo per la prima parte, cioè quella legata al giudizio sulla provenienza geografica, perché pur comprendendo nello spirito, a differenza di Indro Sceva, cioè immagino fosse nel senso di dire nominiamo un rappresentante del territorio che rappresenta appunto l'ente anche geograficamente all'interno della società, però lo ritengo appunto un vincolo che noi non si può andare a mettere, perché è evidente che la nomina deve essere di assoluta fiducia, cristallinità e trasparenza, come si diceva prima, appunto è fondata quindi su capacità anche professionale tra virgolette di chi nominiamo all'interno del consiglio di amministrazione, per cui io credo che questo criterio geografico non sia adeguato. Sulla seconda parte, e quindi chiederei anche in questo senso, con le modifiche che appunto ora proporrò alla seconda parte, di, se saranno accolte, arrivare a una votazione per punti. Sulla seconda parte ovviamente io non mi associo a chi mi precedeva sulla tessera del partito, perché su questo senso allora si potrebbe andare a individuare anche realtà associative. Ora, per citare un caso che tutti conosciamo, qualcuno appunto che tra l'altro è anche vicino a voi ha avuto tessera presente della massoneria. Ora io troverei difficile dire che uno ha una tessera di partito, sì, che faceva parte del comitato, no, ma questo lo dico perché è cosa risaputa. Allora dico, scusate, non vi arriviamo nemmeno col pubblico, se no diventa davvero un problema. Allora però secondo me parrebbe davvero di una restrizione eccessiva andare a individuare nella tessera del partito politico, viceversa magari in altre tesseramenti affiliazioni di tipo appunto associativo, qualunque esse siano, per accettare questa perché mi sembra appunto clamorosa e da voi stessi appunto sottolineata pubblicamente ed espulsa questa persona dalla vostra lista, mi parrebbe appunto a mio avviso ambiguo andare a indugiare solo sulla permanenza all'interno di un partito. Viceversa per esempio potrebbe essere per gli incarichi amministrativi, cioè si potrebbe dire coloro che hanno avuto incarichi amministrativi all'interno dell'ente che nomina nei 5 anni precedenti alla nomina non devono essere, come diceva Massimo nell'intervento che faceva precedentemente, non devono essere nominati nella società o nell'ente o nell'associazione di cui noi siamo soci e partecipi. Questo mi sembra un vincolo
maggiore, più stringente, più cogente, che evidentemente limiterebbe quel fatto di parcheggio all'interno della società e dei consigli di amministrazione di ex assessori, consiglieri e quant'altro, che si ricolloverebbero appunto all'interno di soggetti di questo tipo. Per cui non tanto la tessera di partito, ma la presenza amministrativa all'interno dell'ente, sia essa un ruolo di consigliere comunale, assessore o dirigente o quant'altro, nei 5 anni precedenti la nomina. Cioè, se colui che nomina evidentemente non può essere stato, cioè colui che viene nominato non può essere stato nei 5 anni precedenti colui che nominava, perché evidentemente sennò si crea un circolo vizioso e totalmente chiuso e pautologico all'interno del ceto politico. Per cui questo io mi sento di suggerirlo, se fosse recepito questa modifica, pur votando contro la prima parte dell'emendamento, noi voteremo a favore di questa parte. Bene, grazie consigliere. Consigliere Baroncelli, prego. No, io diciamo sulla prima parte, se ci fossero empolesi o delle empolesi valdesi sono all'altezza di fare di andare alle omissioni, mi verrebbe il vero invece di prendere gente all'esterno, questo mi sembra. Quindi invece sulla testa di partito io non mi trovo e non mi troverò mai d'accordo, perché per me è sempre stato un vanto avere una tessera di partito, perché comunque la tessera di partito